un saluto a tutti gli amici che ci seguono dalla redazione del Centro Meteo Italiano. La situazione meteo sull'Europa continua ad essere condizionata dalla presenza di un vortice di bassa pressione, il quale ha determinato già condizioni di tempo instabile e a tratti anche perturbato in questa prima fase del mese di marzo. Basta vedere le nevicate anche abbondanti, prima sulle Alpi nello scorso weekend, poi sull'Appennino tosco-emiliano in queste ultime ore, e molto probabilmente interesseranno anche l'Appennino centro-meridionale nelle prossime giornate della settimana. Ma vediamo quale potrebbe essere la tendenza meteo più probabile per la settimana in corso. Secondo la media degli scenari sembra possibile che la lunga fase di stabilità ci accompagni ancora fino al weekend prossimo, ma con i fenomeni concentrati maggiormente sulle regioni del centro-sud, mentre al settentrione ci possiamo attendere un graduale miglioramento del tempo, con le temperature che potranno salire, specie nelle massime, riportandosi in linea con la media del periodo. Tuttavia attendiamoci ancora delle piogge e delle nevicate sull'Appennino centro-meridionale a quote medio-alte dovute al transito di più depressioni sul basso Mediterraneo, mentre l'anticiclone che stazionava in pieno oceano da settimane sembra voler finalmente guadagnare terreno sull'Europa centro-occidentale, andando così ad interessare marginalmente le regioni più settentrionali italiane durante il weekend, dove ci attendiamo condizioni di tempo più stabili. Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi e vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti sul sito del Centro Meteo Italiano.